sono Martina, My Vision Beauty, e oggi sono qui in questo ambiente sempre con le piante, sempre molto summer, perché abbiamo un altro video a tema summer, quindi tema estivo, ed è da un sacco di tempo che volevo fare un haul, soprattutto perché Romwe e Shein mi avevano inviato due capi ciascuno e quindi ho dovuto ordinare altre cose per poter fare un haul completo, ma in realtà è ottimo perché mi servivano delle cose estive, dei top, un po' di magliette. Vedrete tutto quello che ho comprato e ovviamente sarà un haul di vestiti indossati, quindi poi vi farò vedere mentre vi parlo di vari vestiti, i vestiti indossati su. E tra l'altro non lo farò in questo perché sono davvero un sacco di vestiti già così, ma prossimamente, magari la settimana dopo questa, pubblicherò anche un video con i costumi che ho preso invece su Zaful, perché potrebbe essere utile a chi vuole comprarli, anche se forse siamo un po' in ritardo perché su Zaful ci si mette davvero tanto per riceverli. Ma altro topic, andiamo a Romwe e Shein e alcune cose che ho preso poi in questo mese. Partirei con i pantaloni che ho preso su Shein. Ho ordinato dei jeans su Shein, costavano intorno ai 12, cioè ho ordinato, ho chiesto, perché questi qui sono due dei capi che appunto mi hanno dato gratis per fare review eccetera, e all'inizio non ero super convinta perché sono molto, o almeno erano molto stretti sulle cosce e un pochino troppo larghi in vita. Sono dei mom jeans, adesso ho la cintura insieme perché questi jeans vanno proprio con la cintura, non ce n'è una sul sito già messa dentro, però penso possiate ordinarmi una simile, se no questa qui potete trovarla anche da Stradivarius e ho messo il link su 21 Buttons. Questa è una cosa importante, vi metterò qua sotto il link al mio 21 Buttons perché lì metto sempre outfit, anche non degli haul, e anche i link diretti all'haul, cioè alle cose di questo haul, perché ho fatto delle foto. E se volete supportarmi potete utilizzare quei link per acquistare le cose, se no usate i link che vi ho messo qua sotto, per cui io non ricevo nessuna commissione. Parliamo dei jeans, sono tipo mom jeans, così abbastanza larghi, e poi sotto io ci ho fatto il risvoltino tipo doppio. E sono molto comodi, il materiale del jeans è di qualità, non è di quei jeans troppo rigidi, ma non è neanche quegli elasticizzati, diciamo una via di mezzo. È molto comodo anche perché sono abbastanza larghi. Sulla vita poi vedrete indossati senza cintura, sono molto larghi e penso si siano slargati un pochino nel tempo, perché li sto indossando davvero tantissimo e sono i jeans che ultimamente indosso di più, soprattutto con questa cintura, mi piace molto l'effetto che danno. L'unica cosa appunto da contare è che la vita sarà sicuramente larga, perché questo tipo di pantalone, se sta sulle cosce per stare largo, allora sarà larghissimo anche in vita. Quella è l'unica cosa. Il materiale è 65% cotone e poliestere il 35%, e la size, questa qui che ho preso io, è L, quindi sì, per farlo passare dalle cosce ho dovuto prendere una L, quindi sulla vita è un pochino largo, ma davvero questi pantaloni, anche questi appunto li ho taggati su 21 Buttons e mi piacciono moltissimo, li sto usando con un sacco di outfit e con tutte queste magliettine che vi farò vedere adesso, poi stanno davvero davvero benissimo, quindi questi sono assolutamente promossi, li adoro. Next! Allora, io innamorata quest'estate, questa primavera, di questa pattern, questa qui bianca e nera a quadretti, diciamo, tipo tovaglia ma in bianco e nero. E ho preso questo vestitino, ho preso una gonna e poi vedrete anche un set. Questo vestitino è molto carino, ho preso una size M, l'unica cosa è che è stretto nei punti sbagliati e largo, nei punti sbagliati. Sulla vita è un pochino troppo largo per i miei gusti. Non è super super flattering appunto per questo, perché non è fatto per le mie forme, è un po' troppo largo in vita e stretto invece sui fianchi, che i miei sono leggermente più grandi. Quindi è un sì e no, magari riuscirò a stringerlo leggermente visto che si è rotto qui, magari posso riprenderlo e stringerlo un pochino. Devo imparare perché molte di queste cose andranno strette, purtroppo, però anche per il costo secondo me non è... Il materiale mi piace molto,
non è troppo leggero ma neanche troppo pesante, forse è un pochino see-through, nel senso che potrebbe essere un po' trasparente, però non ho avuto problemi, è molto carino. Pensavo, se proprio non riesco a stringerlo, di farci addirittura solo un top e chiuderla così, però è anche questo molto carino, non super approvato con i pantaloni. Da Romu invece, questa qui è una delle magliette che ho scelto e adoro, adoro questa maglietta un sacco, il colore mi piace tantissimo. Inizierò a spostare le gambe perché già mi si stanno addormentando. Il colore mi piace un sacco, ha questa chiusura qui che potete mettere sul davanti o sul dietro in base a quello che volete. Ho preso una size M, l'elastico è forse un pochino stretto sulle braccia ma leggermente, quindi poi si andrà comunque a sciogliere un pochino, e ha queste manichine così, e potete trovare di questo style diverse pattern e diversi colori, quindi ce n'è davvero per tutti e sono super carine, è una delle mie magliette preferite, appunto potete indossarla con i tagli questi qui sul davanti, magari se indossate un costume, oppure metterla sul retro se volete che sia solamente una maglietta, diciamo. Ho preso questa magliettina qui, di questo giallo limone bello acceso, e anche questa qui potete trovarla di un sacco di colori. Ero indecisa fra il nero e poi ho visto il giallo e ho detto vabbè, dai, facciamo qualcosa di un po' più diverso. È comunque un colore abbastanza chiaro, quindi sotto vi servirà un reggiseno chiaro. Ed è stretta con questo collo alto così, che però io giro sempre un pochino, perché sennò è davvero troppo alto. È molto carina, semplice, la taglia era perfetta. È una M, quindi la M mi va precisa di questa qui ed è stretta appunto nei punti giusti e non tira la manica, quindi ottimo. Ok, quindi direi di passare adesso alle cose invece che ho comprato. Ho fatto un ordine su Shein, mi sembra 2 settimane e mezzo fa, ci ha messo un pochino più del solito ad arrivare, però sono arrivate tutte e sono contenta. Inizierei con... ho preso un sacco di top, semplici piccolini tube tops, questi così che sono proprio semplici, un risvolto diciamo di tessuto e elasticizzato, questo qui è elasticizzato sia sopra che sotto, probabilmente anche questo potete trovarlo in un po' di colori diversi, questo l'ho preso nella S e sì, va bene perché sennò sarebbe stato un pochino troppo largo. Ho preso questo colore rosino che è un po' strano perché tutto il resto che vedrete è sui toni caldi e gialli. Perché ci sono un sacco di cose gialle comunque con i toni caldi che mi piacciono un sacco, come potete vedere, e quindi non so perché l'ho presa rosa, probabilmente non c'erano più molti colori disponibili, ed è super semplice, un pochino più diciamo lungo rispetto ad alcuni altri che ho preso. È carino, forse lo userò magari anche più in o primavera o verso l'autunno-inverno, perché comunque è un colore abbastanza anche invernale, se magari lo mettete, non so, sotto una camicia. Ecco, ve l'ho fatto vedere anche con una camicia sopra, e non è di Shein, ma visto che ve l'ho fatto vedere subito sotto la camicia, cioè mettendo su la camicia adesso, potete vedere. Questa è una camicia che ho preso da H&M, quante volte ho detto camicia? Tantissime. E è super semplice, bianca, mi piace molto il materiale che ha, non so bene che cosa sia, non so se c'è scritto da qualche parte. Ah, viscosa e poliestere. Beh, comunque è molto leggera, un pochino trasparentina, quindi potete magari metterci sotto un bralette. L'ho presa questa di Edimburgo e costava 19 euro, dovrebbe costare. Ah, ho preso la taglia più piccola, mannaggia, Martina. Vabbè, comunque, volevo una camicia così semplice, bianca, non so quanto di tempo, perché puoi farci un sacco di outfit un pochino più eleganti, se magari c'è un evento un pochino più put together e formale, ma allo stesso tempo con un po' di stile urbano, non lo so. Comunque, per non avere sempre le solite magliette, una camicia bianca mi serviva e quindi vi ho fatto vedere appunto come stava la camicia bianca. Per quanto riguarda sempre il tube top, questo che è più un top, però mi piace molto e ha queste striscioline colorate, adoro questi colori appunto caldi.
mi piacciono un sacco, stanno benissimo l'estate. Poi vi farò vedere anche tutti gli accessori che ho preso, perché sono tantissimi. E un'altra molto simile, di un colore leggermente diverso e con le maniche in questo caso, sempre off the shoulder. Adoro le magliette off the shoulder, mi piacciono un sacco, potete illuminarvi tutte le spalle, fare vedere bene l'abbronzatura, adoro. E questa qui è molto carina, semplice, ho preso penso una S di questa, sì, S, è leggermente stretto l'elastico, però preferisco stretto piuttosto che troppo largo che poi mi cade e non riesco neanche a riempirlo. E questa qui è anche questa molto carina, forse ho preso una M di questa? Sì, di questa invece ho preso una M, infatti è meno stretta dell'altra e si arriccia leggermente, è super super carina anche questa qui. E sono assolutamente approvate, soprattutto costano davvero pochissimo, quindi sono quelle magliettine che magari cambio di stagione in stagione, e cioè mi durano per le varie stagioni, però queste qui le uso solo in estate e mi piacciono proprio perché così posso avere due o tre paia di jeans e poi cambiare le magliettine, avere sempre outfit carini, diversi e perfetti per l'estate. Un altro tube top che ho preso, questo qui è di un materiale diverso rispetto agli altri, è questo nero super super morbido e anche doppio, diciamo, quindi un pochino più spesso, probabilmente potete metterlo anche senza reggiseno, e ha davanti questi bottoni fatti così, si arriccia un po' strano, però questi bottoni fatti così, super semplice, potete metterlo con un sacco di cose, che mi sembra che l'ho abbinato a una gonna che ho preso invece in un negozio qui a Milano. E potete abbinarlo a un sacco di cose, appunto perché è uno staple super semplice. Anche questo qui con la camicia magari aperta è stra carino. Taglia di questo è una S, ho fatto bene perché sembra un pochino largo. Un altro top super carino che ho preso è questo qui, mi piacciono un sacco, è un po' più senape nella realtà, è molto molto carino, e con questo è uno degli unici top fatti in questo modo che mi sta della taglia giusta, e ho preso la M in tutti quanti, però questo qui è un pochino più stretto, invece gli altri sono un po' troppo larghi e fanno un po' difetto. Comunque quello che volevo dirvi è che anche le spalline aggiustabili, quindi in questo caso potete anche tirarle un po' su se avete bisogno perché vi cadono. Il materiale è super super carino, vi dico, 35% cotone e 65% poliestere, ma è super fresco e non è un materiale super cheap, diciamo, almeno non sembra al tatto completamente cheap. Potete trovare un top del genere secondo me da Zara, H&M e a mille altri posti della stessa identica qualità, quindi anche questo super promosso e stracarino, non vedo l'ora di indossarlo. Continuiamo con un altro tube top, questo qui è un po' diverso dagli altri. Non mi ricordavo neanche di averlo preso, ok. Un po' diverso dagli altri, ma sembra sempre la solita cosa, lo so. Ho preso tre top gialli che sono leggermente diversi uno dall'altro, ma è come con i rossetti, quindi quando prendi tre rossetti rossi hanno tutti sottotoni diversi, sono tutti leggermente diversi uno dall'altro. Quindi, don't come at me. I know. Quindi questo è un altro tube top, non mi ricordavo di averlo preso. Questo ha un materiale completamente diverso dagli altri, è più leggero e liscio, diciamo. Gli altri sono un pochino più cotonosi. Cotonoso è una parola. E è tutto arricciato, quindi dentro ha degli fili elastici, diciamo. Ho preso di questa qui la taglia S, ho fatto bene perché è leggermente, cioè non è strettissimo. Potevano farlo secondo me ancora più stretto, visto che è così elastico. Perché secondo me magari con il tempo potrebbe allargarsi un pochino, come potete vedere è abbastanza larghino qua, però è molto carino, particolare, mi ricorda un po' Rihanna, non so perché, in versione molto semplice e stilizzata. Qualcosa invece che è di giallo senape, più senape di quello, più arancionato, diciamo, arancionato, va bene, è questo vestitino che ho preso un vestito lungo, avrei voluto prenderne di più, però questo qui era uno di quelli che appunto mi piaceva, ed è questo vestito qua, faccio vedere davanti magari, questo vestito qui con una linea molto semplice, ha i bottoncini nella parte davanti, tipo bottoncini a perle, fino in fondo, quindi potete, nel video non l'ho messo fino in fondo, ho lasciato
quattro bottoni aperti in modo che sia un pochino più loose, esce un pochino di gamba ed è stra carino. L'unica cosa è che questo qui ho preso una taglia M ed è leggermente grande, cioè un pochino largo, non è slimming o comunque stretto sui fianchi. Quindi ho aggiunto poi una cintura, vi farò vedere poi come sta con la cintura, è molto carino e in questo modo riprende un pochino ai fianchi e quindi avete un pochino più di forma e non un sacco. Passerei adesso a una maglietta che è stra carina, non so bene come farvela vedere. L'ho vista e mi sono subito innamorata. Allora, è fatta così, quindi abbiamo questa parte davanti e dietro non c'è un'altra parte, ma ci sono solamente questi fili che vanno intrecciati e annodati in fondo, super super carini, bellissimi da vedere, super instagrammabili. Il materiale della parte davanti è super thick, quindi è perfetto, potete usarlo anche senza reggiseno senza avere problemi perché non è trasparente, è bello pesante. E l'unica cosa appunto che è bello pesante qui, in questa parte davanti, e anche nelle maniche, e lo rende molto caldo sulle maniche, davvero davvero caldo e un pochino pesante, quindi non è adatto a questi giorni che sono già così caldi, magari durante la sera un pochino di più. L'unica cosa è che avete tutte le spalle scoperte, che di solito sono quelle che devono stare al caldo, e invece le braccia al caldo. Il vostro gomito non soffrirà assolutamente il freddo. Super super approvata questa qui, se la vedete sul sito, spero di riuscire a mettere tutti i link qua sotto e spero che tutto sia ancora in stock. Se riuscite a prenderla, assolutamente prendetela perché è super super carina e particolare ed è off the shoulder, quindi potete illuminarvi di menso di nuovo. Allora, ho comprato, non so se l'avete visto prima, sì, questa pattern texture o quello che è, vi sembrerà familiare se avete visto i miei haul precedenti, se avete visto gli haul precedenti. Ho comprato un set fatto con questa pattern qui, era a maniche lunghe con la gonna lunga e poi ho visto che c'era il vestitino estivo, quindi super semplice, ha una forma fantastica. Ci ho già scattato una foto che devo mettere su 21 Buttons perché è super bello, perfetto. Mi sembra di aver preso una S perché se è così stretto dovrebbe essere S. Ha le spalline sottiline ma carine, fatte bene, e sta davvero benissimo su, ha proprio una forma flattering che stringe nei punti giusti, non è troppo stretto ma neanche troppo largo, è 95% poliestere e 5% spandex. Super super approvato, questo qui è la versione estiva del set che mi piace un sacco e probabilmente voi l'avete già visto sia su 21 Buttons che su Instagram. E poi sempre della stessa identica forma di vestito, adesso dal contrario, l'ho presa nera, molto semplice, un little black dress, l'ho visto, ho pensato perché no per il prezzo. Il materiale è un po' strano, però è molto figo il fatto che sia doppio, quindi dentro ha un altro, c'è tipo sottoveste diciamo, e quindi è un pochino più spesso, non è trasparente. L'unica cosa di non pro è il fatto che qua davanti, non so se poi riuscirete a vederlo, è leggermente tirato perché c'è un po' di elastico, quindi è un pochino diciamo tiratino, se avete più seno, più tette, vi sta assolutamente benissimo. Io ne ho un po' poche, quindi lì è un pochino tirato diciamo e non è bello liscio, però anche questo super super semplice. E ho fatto un po' la bougie mentre lo provavo con degli occhiali che poi vi farò vedere, e semplice, un little black dress, quindi approvato. Visto che abbiamo approvato un sacco di cose, adesso passo a una cosa che non è così approvata purtroppo. Purtroppo questo non sono riuscita ad approvarlo, ma non tanto per il materiale perché non è super cheap ma neanche fantastico, ma non è quello il problema. Il problema è che ho preso questo set qui, top e pantalone uguale, sarebbe stato fighissimo. Il problema è che il top è la taglia M che ho preso, non so se l'avevo già detto, il top è un po' grande, dietro ha anche una cernierina che potete chiudere e riaprire per riuscire a metterlo con più facilità, ma come potete vedere
ve lo faccio vedere anche su, è grande, le spalle cadono, un po' sproporzionato proprio, quindi forse riuscirò a salvarlo se lo stringo. E invece i pantaloni sono stretti e non mi entrano. Non riesco neanche minimamente a farli passare, cioè si passano, arrivano, ma non si chiudono. E sono appunto anche questi M. Avrei dovuto prendere la L dei pantaloni e la S del top, però non penso si potesse fare perché appunto era una cosa insieme. Quindi mi trovo così, con il top largo e i pantaloni troppo stretti. Questi pantaloni tra l'altro sono molto molto carini e non so proprio cosa farci perché purtroppo non mi entrano. Fatemi sapere se magari qualcuno di voi sarebbe interessato ad acquistarlo. Per quanto riguarda i pantaloni, la taglia che può andare bene per questi è forse una 38, una 38 di pantaloni, io sono una 40-42. Forse una 36 anche, quindi se siete piccoline probabilmente vi andranno bene, io non ci entro, e il top invece sta a qualcuno che ha più seno. Però vabbè, questo non è andato bene, ma non tanto per il materiale o cose del genere, ma proprio per il fatto che la taglia non è azzeccata e secondo me hanno sbagliato un po' a configurare le taglie, perché un top così grande per una M può anche starci, ma i pantaloni così piccoli secondo me è un po' strano. Vi parlo di un altro prodotto, Martina, di un altro capo che ho preso da H&M, sempre camicia. Questo qui era in super sconto, l'ho pagata a 10 euro più o meno, e, perché l'ho presa ad Edimburgo appunto da H&M. È super semplice come l'altro, abbastanza fresca, ma forse per più la sera. Ed è anche questa super carina da mettere con i jeans, arrotolata, messa dentro nei jeans, ha un aspetto un pochino più put together e leggermente meno casual degli altri, però è sempre molto carina. E qualcosa invece di non così tanto approvato, appunto per la stessa cosa di prima del top, anche questo qui ho preso una M e è troppo largo. È decisamente largo, le spalline sono un po' larghe, di lato è un po' largo. Ed è un peccato perché è super bello, anche questo potete secondo me trovarlo in negozi come H&M, Zara, ha questi bottoncini stracarini, il materiale mi piace un sacco, bello fresco. Tra l'altro questo qui può essere parte di un set con una gonna che non ho preso, però potete decidere le diverse taglie appunto, e quindi questo non è super approvato perché appunto la taglia non mi va. Avrei dovuto prendere una S, ma non ho voglia sinceramente di riportarli indietro e dover aspettare per poi riprendere un altro, quindi vedrò poi che cosa farci. Ok, stiamo andando verso la fine. Se mi sono dimenticata qualcosa mentre sto parlando adesso, vedrete le cose che mi sono dimenticata dei vestiti. Spero tanto di no, perché se mi sono dimenticata è proprio perché sono spariti qui da qualche parte nel casino che c'è qui intorno. Spero tanto di no. Quindi l'ultimo abitino, no, è un top. È questo top così, anche questo può essere parte di un set con una gonna, sempre di simil pelle, perché non c'entra minimamente con la pelle, questo non ci assomiglia neanche. Però appunto con questo effetto leggermente pelle, non so se riuscite a vederlo. Top super semplice, con queste spalline sottili. Non so neanche se riuscite a vederle, sono talmente sottili, ma tanto. Infatti io non ho problemi perché tanto non ho seno, però non voglio immaginare una spallina che tipo vi parte mentre state solamente alzando il braccio. Vabbè, è molto carino, niente di che in realtà, me lo aspettavo leggermente più carino, però per il prezzo comunque non mi lamento. Poi abbiamo un sacco di accessori che ho preso. Partirei dagli orecchini e vi farò vedere tutti gli orecchini di cui parlo in sovraimpressione. Ok, orecchini. Allora, quando sono andata in realtà da Pull&Bear, non so come si pronuncia, un po' di tempo fa, ho preso questi orecchini qui che avevo già indossato, l'avete visti anche in un video, quello delle acconciature, che vi linko qua sopra se non avete ancora visto, perché quel video non l'ha visto nessuno, probabilmente perché non interessa a nessuno, ma non importa. Se passate da qui e vi interessa capire come faccio le acconciature per i capelli corti, o in ogni caso ho acconciature carine per i capelli in generale, vi consiglio di guardarlo, almeno cliccarlo.
queste qua, ok? E ho indossato appunto questi orecchini qui che sono super super carini e mi piacciono tantissimo. Sono proprio degli statement earring e li stavo cercando appunto perché in questo periodo vanno un sacco, ce ne sono tantissimi tra cui scegliere e queste qui appunto li ho presi da Pull&Bear e poi invece su Shein ne ho trovati un sacco di altri a prezzi super buoni, massimo 5 euro mi sembra e quindi ne ho presi un po', abbiamo questi qua bianchi semplici con le frange, vanno un sacco quelli con le frange, ne ho presi un 4 e questi qui sono semplici bianchi, li potete mettere con gli outfit un pochino più bianchini, carini e sono molto molto carini, questi qui sono tra i miei preferiti, poi sempre con le frange, questi qui un pochino più colorati, infatti li ho messi abbinati poi anche a una maglietta colorata da quelle che ho provato e anche questi molto carini, semplici e aggiungono un tocco di colore molto bello e mi piace un sacco anche con i capelli corti che spuntano un pochino. E poi con le frange, ma frange di tipo diverse, abbiamo questi qui che sono dei cerchi che poi hanno queste frangette che sono di un giallo arancio, di un materiale diverso rispetto alle altre. Anche queste sono molto carine perché sono un pochino più lunghi, ma come potete vedere aggiungono un po' di colore agli outfit se magari avete un outfit più neutro e se invece avete qualcosa di giallo potete andare a riprenderle un pochino, sta carini. Degli orecchini invece un po' più particolari, sempre con le frange ma con questo mezzo anello diciamo e tutte queste frange poi intorno, mi ricordano un sacco il casco dei gladiatori. Sono uguali, infatti secondo me potrebbero chiamarsi gladiator oops, visto che ci sono i gladiator sandals, perché non gli oops. E sono questi qui appunto che hanno tutto questo colore arancio molto molto bello, anche qui bellissimo d'estate, non vedo l'ora di portarli in vacanza. E poi abbiamo questi qua che invece sono un pochino più semplici, questi sono gli orecchini, molto semplici, la qualità di questi qui un po' si vede che è cheap, però è comunque la qualità di quelle che trovate su AliExpress diciamo, più o meno quella. E sono molto semplici, neri con questi dettagli oro, però belli comunque perché sono grandi, stavo proprio cercando degli orecchini belli grandi. E poi qualcosa invece che avevo visto su Instagram e ho trovato simile sono questi qui che hanno un po' una specie di effetto tartarugato simile madreperla, ovviamente non madreperla, e questi qui sono grigini, spero di poter trovare poi anche altri colori perché sono molto carini, mi piace questo materiale. E poi gli star dello show, e ne trovo solo uno e non so dove l'altro, sono questi, dove li vedete? Questi oops giganteschi oro. Ho messo appunto questi qui l'altro giorno per il press day, mi hanno chiesto tutti dove li ho comprati, se fossero scomodi. No, in realtà non sono scomodi, non sono neanche tanto pesanti, l'unica cosa che ovviamente un pochino con la spalla ci toccate, ma sono davvero spettacolari, oops giganti, super statement, quindi avete un outfit un pochino, mettete questi, un paio di occhiali da sole e beach, non ho altro da dire, sono spettacolari, li adoro tantissimo, sono uno statement che terrò fino a quando non si romperanno. Sono fantastici, li adoro. Allora, ho preso altre due cose che non erano di là in camera e un paio l'avete già visto nell'haul, sono questi occhiali. Lo so, ho ceduto, ho dovuto farlo. Tra l'altro li ho presi con Camilla Cantini Moi. Anyway, non so come si pronuncia, lo potete trovare su Instagram. Eravamo in giro a Milano, abbiamo visto una bancarella con gli occhiali, ho provato questi e mi ha detto subito: oh mio Dio, ti stanno benissimo. Quindi, insomma, dovevo prenderli. Sono molto particolari, quelli appunto che fanno di moda adesso. Li ho presi in una bancarella, ma sono sicura di poter trovare un sito che li vende simili. E sono strani. L'unica cosa è che non ho ancora trovato un outfit con cui metterli, non li ho ancora messi in giro, più che altro perché non sono super funzionali. E ho fatto anche un ordine di occhiali da sole super belli
ma è bloccato in Italia da qualche parte. Spero non alla dogana, perché sono occhiali da sole. Comunque, passiamo oltre. Speriamo che i miei occhiali da sole, varie paia, mi sembra di averne presi tipo 8, mi arrivino sani e salvi prima dell'estate, o prima della fine dell'estate almeno. E un altro qualcosa invece che ho preso da Pull & Bear, sempre con questi qui, è questa borsa qua che adoro tantissimo. Ve la metto qui così potete vedere la pattern che ha. C'è anche fatta simil-vimini, però questa qui mi sembrava più carina. È gialla, quindi adoro il giallo. Aggiunge un pochino di colore a un outfit magari tutto nero. La tenete così, ci sta dentro un sacco di roba, l'ho messa l'altro giorno al press day. L'unica cosa che ho notato è che si è già sporcata un pochino, quindi dovrò stare un pochino attenta perché non penso si possa lavare molto. Ed è super super carina e estiva appunto, quindi super in tema con questo haul ed è per questo che volevo farvela vedere e spero di trovarla linkata o comunque se volete potete andare da Pull & Bear a prenderla. Adesso questo è tutto, io spero di essermi ricordato tutte le cose che c'erano qui, se alcune appunto le ho perse le metterò nel video comunque. E ragazzi, questo è tutto per questo haul, io spero tanto che vi sia piaciuto, che vi abbia dato un pochino di ispirazione, potete prendere ancora le cose su Shein, dovrebbero arrivare appunto in 1 o 2 settimane al massimo. E sono molto molto carine, costano pochissimo, potete farvi degli outfit super carini per l'estate. Quindi fatemi sapere poi se alcune cose vi sono piaciute, qual era il vostro pezzo preferito, qual era il vostro vestito, il top preferito. Scrivetemelo qua sotto e scrivetemi se avete già acquistato qualcosa di simile, perché nei primi haul che ho fatto mi avete scritto un sacco che vi piaceva lo stile, che vi avevo ispirato a prendere i vestitini di Zara. Quindi spero che anche questo video possa essere stato appunto utile. Nel senso dello stile, appunto. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale qua sotto e se siete già iscritti potete cliccare accanto al bottone iscriviti sulla campanellina delle notifiche, che tra l'altro sono notifiche occasionali, quindi non è detto neanche che riceviate quelle, però vi aiuta appunto ad essere aggiornati con i video che metto. Sto cercando di mettere 2 video a settimana, quindi se non volete perdervi vi consiglio di cliccare la campanellina delle notifiche e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. E quindi questo è tutto per questo video e noi ci vediamo nel prossimo.